Una macchina laser che sicuramente dà all'ospedale di Agrigento un imprimatur di qualità e di quantità notevole. Dottore, ce ne parli? Il laser a femmosecondi è certamente una tecnica assolutamente rivoluzionaria, non solo per la chirurgia della cataratta, diciamo l'intervento principale in oftalmologia, ma anche per altre forme di chirurgia, come quello del trapianto di cornea e per la correzione dei vizi della refrazione. Il laser di cui è dotato sia questa struttura che l'altra struttura di Sciacca sono dei laser di assoluta, diciamo, qualità. Sono i laser che sono in grado di fare tutte le forme di chirurgia che il laser femmosecondi può eseguire. Qui sono state eseguite dall'inizio dell'anno ad oggi, dal mese di febbraio ad oggi, più di 2.400 interventi di laser a femmosecondi per la chirurgia della cataratta. Dobbiamo dire che il tempo dell'intervento, grazie a questo laser, si è notevolmente ridotto. Il dottore prima mi ha chiesto i tempi di attesa. I tempi di attesa si sono ridotti perché abbiamo potuto incrementare di circa il 40% il turnover della sala operatoria, fermo restando il numero di persone. Quindi diciamo, a condizioni invariate dal punto di vista del personale, noi abbiamo incrementato sostanzialmente la chirurgia. Quali sono i vantaggi per il paziente? Certamente i vantaggi sono sicuramente la sicurezza. Questa chirurgia ha ridotto sensibilmente le complicanze intra e post-operatorie. E questo è una cosa importantissima perché poi alla fine quello che conta è il risultato che il paziente porta a casa. Il fatto di avere meno complicanze, il fatto di avere un recupero visivo più immediato, più pronto, chiaramente migliora l'outcome del paziente e migliora la sua vita, la qualità della sua vita. Un'altra cosa che il laser ha fatto è quello di rendere anche più breve il recupero post-operatorio. Possiamo dire che i pazienti già in prima, in seconda giornata hanno un recupero visivo quasi totale. E questo è una cosa, mentre prima ci voleva una settimana, 10 giorni, i tempi erano sostanzialmente diversi. Quanto è sicuro questo laser? Io direi che il tasso di sicurezza è aumentato quasi del 1000%. Considerate che il tasso di complicanze precedentemente all'arrivo del laser era di circa l'1%, cioè un paziente su 100 aveva una complicanza. Oggi abbiamo un tasso di complicanza di 1,5 su 1000, quindi diciamo è molto sicuro il laser. Oggi una conferenza stampa per presentare al reparto oculistica una macchina, un laser, una macchina che sta dando tante soddisfazioni anche per qualità e quantità di interventi. È un laser di ultima generazione, ma come mi piace ribadire sempre, non è un problema di macchine, è un problema di uomini. Anche qua il gruppo del dottor Charlie Martorana, ma quando dico Charlie Martorana dico gruppo, mi riferisco anche a tutti i suoi colleghi e tutti i suoi collaboratori, hanno veramente non solo manifestato la bravura e la competenza che tutti gli riconoscono anche senza laser, però hanno voluto dimostrare che sono persone che non si accontentano, non si accontentano di fermarsi a quello che hanno già fatto, ma vogliono sempre guardare avanti per poter migliorare l'assistenza ai pazienti. È importante ribadire che noi ci stiamo vedendo ad Agrigento, però questa opportunità ce l'abbiamo in entrambi gli ospedali, perché noi possiamo trattare i pazienti qui ad Agrigento e anche a Sciacca. Tutto questo cosa comporta, soprattutto per Sciacca? Che abbiamo una migrazione di persone che vengono a farsi curare da noi, da Trapani e anche da Palermo. E quindi vogliamo oggi presentare agli agrigentini una realtà che la Sicilia ci guarda con invidia e che è una realtà che lavora sempre sulle gambe delle persone. Abbiamo il primario e i suoi collaboratori che stanno migliorandosi sempre di più per poter curare meglio i pazienti.